Ciao ragazzi, buonasera. Come andiamo? Tutto bene? Io benissimo. Stanco da lavoro, ma va bene. Grazie di esserci anche questa volta e di seguirmi. Un ringraziamento ai nuovi iscritti e anche ai vecchi, anche ai primissimi, perché no? E un ringraziamento speciale ai miei amici della Ferramenta Utensileria Affilatura Cervellin che si trovano a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Quindi, se abitate in zona o in un certo raggio di chilometri e avete delle lame da affilare, portatele da loro. Che loro affilano qualunque cosa, anche le posate di coltelli di casa, le affettatrici, anche cose che esulano dal discorso falegnameria. Tutto quello che si può affilare, loro lo affilano. Andate a trovarli. Detto questo, questa volta facciamo un video diverso dal solito. Un format che qua nel mio canale non si usa tanto. Un semplice unboxing, mega, mega, perché tanta roba, ma è un unboxing. Allora, mi hanno segnalato che la Fein, qua vedete già un sacco di roba Fein, che la Fein ha una promozione per un periodo, siccome mi sembra anche una cosa che per il professionista può essere un buon acquisto, io vi porto, questa volta vi dico anche i prezzi, non sempre nei video dico i prezzi, anzi quasi mai, però questa volta vi dico anche questo set come la Fein, perché è una promozione ufficiale, non è? Quindi, anzi, ve lo dico subito, prima di fare l'unboxing. Ho qua il foglio, quindi si parla di un trapano avvitatore ABSU 12. Ah, in questa occasione non vi farò la recensione, le prove, sbagliamo, guardiamo com'è. Quindi, un trapano avvitatore corpo macchina ABSU 12. Di questo però esiste già la recensione nel canale. Se scorrete la trovate, anzi ve la metto sotto in descrizione. Una chiave battente, ovvero un avvitatore ad impulsi ASCD 12-100W4, un multimaster, ah, premesso, è tutta roba 12 volt, tutto batterie 12 volt. Un multimaster AM300 select con una lama in dotazione, tre batterie 12 volt da 3 A ciascuna. Un caricabatterie rapido ALG 80, una lampada che funziona con le stesse batterie A. No, questo non è una lampada LED, non ha un nome vero e proprio. E un adattatore ricarica USB. Tutto questo viene a costare, per periodo limitato, 440 euro più IVA. 440 euro più IVA, che direi che, insomma, essendo roba Fein, quindi prodotti di qualità, io mi sembra una cosa anche abbastanza vantaggiosa. Ci sono altre due promozioni, fra un minuto iniziamo l'unboxing. Altre due promozioni, cioè 275 più IVA, tutto quello che vi ho detto meno il multifunzione, e 545, quindi quello che vi ho detto all'inizio, però al posto del dell'ABSU 12, di un normale trapano avvitatore, c'è la SCM 12, trapano avvitatore con il mandrino che si toglie. Secondo me, di queste tre, la più vantaggiosa è proprio quella che vado a mostrarvi. Questo non è che li troverete poi per sempre, sono pochi set che la Fein, perché però poi la Fein non poteva metterne tanti set, perché pochi? Perché bisogna metterne pochi? Vabbè, comunque. Certi negozi ne hanno uno, certi negozi ne hanno due, a seconda della grandezza dei negozi. Basta, bando alle ciance. Questo set sono 440 più IVA e adesso passo all'unboxing e a mostrarvi cos'è. Allora, forse è la prima volta che facciamo l'unboxing su questo canale, cioè un unboxing e basta. Va bene, o meglio, altre volte ho fatto l'unboxing come prima parte del video e la seconda parte vi ho messo in funzione gli strumenti e così. Basta, basta, basta chiacchiere. Allora, io qua, come vedete, non ho aperto nulla, ho aperto solo il caricabatterie e una batteria per metterli in carica in modo da avere una batteria a carica e farvi vedere le cose in funzione. Allora, e infatti, qui vi mostro che abbiamo tre batterie, quindi una, due e tre. Questa è vuota perché ce l'ho in mano. Ed è una batteria, come vi dicevo, 12 volt, 3 A, made in Poland, quindi sono fatte in Europa.
modello, vediamo se c'è 9 26 04 183 02, vabbè, è un nome, comunque è un numero, intendo dire. Comunque, Fein 12 volt da 3 ampere. E io mi sono detto, ma se fanno la promozione probabilmente sono batterie che sono in magazzino da chissà quanto. Niente di tutto questo, sono del 2023, sono nuovissime queste batterie. Quindi una la tengo qua sul banco e le altre due le mettiamo via perché devo farvi spazio per mostrarvi tutto l'ambaradan. Ok, abbiamo il caricabatterie con la possibilità anche di carica di attaccarsi per caricare il cellulare, per esempio. Questo carica da le più piccole alle più grosse batterie, carica sia le 12, le 18, tutto, carica tutto. Infatti, come vedete qui, c'è scritto classiche solite funzioni di qualunque caricabatterie, e il modello ALG80, quindi Ancona, Livorno, Genova 80, made in China, ovviamente si può appendere, oppure lo potete mettere sul banco, fatto bene. Io questo ce l'ho avuto, infatti. Come vi dicevo prima, nel canale c'è già la video recensione di uno di questi trapani. Perché? Perché io l'ho avuto per 8 anni. Siccome dopo un'altra azienda mi ha mandato un trapano da tenermelo, e io di tanti trapani non posso farmene molto, visto che le mani sono due, e quindi l'ho regalato. Chi ce l'ha lo sta usando ancora, ma io posso garantirvi che è, e fra un po' lo vediamo nuovamente, un trapano come si deve. Sotto, ripeto, vi linko la video recensione che ho fatto tempo fa. Mettiamo via anche questo. Allora, questa è la sua scatola. Ok, non dice altro qua. Allora, comunque, dentro poi trovate, come sempre, tutte le istruzioni, garanzie e libretto istruzioni, appunto. E lo mettiamo qui. Cos'altro abbiamo? Vediamo un po'. Qui abbiamo, questo dovrebbe essere il caricatore per attaccarsi con i telefonini. Sì. Allora, mettiamo via la scatola. Vediamo qua di tirarlo fuori. Dopo, allora, qui abbiamo libretto istruzioni, tutto quanto ciò che concerne l'utilizzo e la garanzia. Questo è lo strumento. Qui, come vedete, ci sono due uscite. Dovrebbe esserci anche addirittura una lucetta, può essere possibile. Adesso lo attacchiamo alla batteria. Questo è il modello, forse è meglio che guardo nella scatola perché sto perdendo anche la vista. Non c'è scritto perché il modello è un numero. Comunque, qui nella scatola dice che si può attaccare sia alle 12 che alle 18 volt della marchiata Fein. Quindi da questo escludiamo le 18 volt origine Bosch che la Fein utilizza ultimamente. Comunque, questo è Made in China. Ah, ecco, c'è il nome. AUSB. Perché USB? AUSB. Va bene. Proviamo ad attaccarlo a una batteria e vediamo cosa succede. Niente, cosa vuoi che succeda? Niente. E ci attacchiamo con due batterie. Tiro fuori schiacciando il tastino, viene fuori facile. Niente di complicato. Intanto mettiamo via anche questo. Ve lo mostro per l'ultima volta. Eccolo qui. Abbiamo una lampada. Una lampada. Apriamola un po', vediamo com'è. Questo video sarà lunghissimo. Cerchiamo di tirarla fuori. Ok, anche qua ovviamente libretto di istruzioni. Bellina, dai, bellina. Sì, si inclina. Modello a LED, perché è a LED e quindi giustamente il modello non poteva che essere a LED. Va bene. Bella però, carina questa. Gomma, questa parte nera è tutta gomma. Qui c'è l'accensione, perfetto. Dai, proviamola subito. Infiliamo qua. La accendiamo, ah bello, bello. Sì, beh, luce ne fa, in effetti.
Allora, proviamo a spegnere qua. Spegnere qua. Spegnere tutto. Vediamo cosa succede. No. Ok? Facciamo così. Beh, insomma, dai. Ne fa. Riaccendiamo. Bisogna tenere premuto un po' di più perché si spenga. Quindi schiaccio il pulsantino e tiro fuori. Bene, bella. Bella anche questa. Tutto gomma qua intorno. Mi piace, mi piace. La mettiamo via e passiamo ai pezzi grossi qua. Iniziamo a tirare fuori qua, questi non ho aperto nulla, eh. Non ho aperto nulla, come no? Così, così, bene, uno lo mettiamo giù, l'altro anche e partiamo da questo, Ah, le valigie, queste tre valigie sono di quelle più di qualità, con i ganci in metallo, belli, belle valigie, perché sapete che la FEI ha anche quelle un po' più economiche, con i più piccola e con i ganci in plastica, fatte meno bene. Qua hanno messo le valigie quelle come si deve. Quindi abbasso la maniglia, sfilo via qua il cartone qua, se si riesce. Ok. Perfetto. Una bella valigiona, eh? Lascia stare. Allora, qui abbiamo il modello, vediamo un po' se c'è scritto. AMM 300 Plus Select. Ah, qui abbiamo il multifunzione, allora. Vediamo un po' com'è. Sono il primo che l'apre. Qui là, da tutto il discorso delle garanzie e dei libretti di istruzione. La valigetta, c'è anche la borsetta, quella, la scatoletta che va incassata qui, in questo spazio, e stando al disegno dovrebbe esserci una lama. E infatti c'è una lama con tanti denti, ovviamente star lock, perché lo strumento è star lock. Qua è parecchio capiente. Fatta bene anche questa, la incassiamo qui. Bene. Questa è la macchina, bello, bello devo dire. Allora, velocità, sgancio star lock, come abbiamo visto prima, anzi, proviamo ad agganciarlo, per quei pochi che ancora, magari che non mi hanno seguito in passato, non sanno cos'è lo star lock, eccolo, ma lama agganciata e tirando su si sgancia la lama. Bene, non perderò troppo tempo in descrizioni tecniche, quindi vi leggo un po' l'etichetta. Made in Germany. Attenzione, qua non è Made in China, questo è fatto in Germania. Bene, ma si percepisce anche ben pesante, ben bilanciato. Non dice molto altro. Vabbè, il modello ve l'ho detto. Ah, bello, eh? Bello, regolazione di velocità. Mettiamo su la batteria e ve lo faccio sentire acceso. Rallentiamo. Lo percepisci che è uno strumento di qualità. Io avevo provato il 18 volt. Avevo provato quello col filo, da collegarsi direttamente alla corrente, che trovate se scorrete nel canale. Questo a 12 volt non l'avevo provato, ma si capisce che è roba di qualità. Quindi tiro via la batteria. Questo lo metto qua, se ci riesco. No, non ci riesco e allora lo faccio dopo, perché ecco, adesso tempo. Fugge e voglio farvi vedere anche gli altri due strumenti. Ah, questo è il doppio gancio che
trovate nelle valigette Fein, sapete a cosa serve, no? Serve per portarne via due insieme. Allora, tiro via qua questo, tiro via questo, così vi faccio vedere. Quando sono una a fianco all'altra, in questo modo qua, potete prenderle due insieme. Eccolo qua, così. Per questo hanno fatto in modo che ci sia sì la maniglia singola, ma anche le due maniglie, in modo da prendere due con una mano e altre due valigette con l'altra mano. Ok, allora, questo che è il multifunzione. No, ma io sono innamorato di queste valigie. Se questo set io potessi comprarmelo io me lo comprerei, però io tutte queste cose ce le ho già. E sempre là, torniamo. Allora, passiamo, questo è il Absu 12. Questo è il trapano avvitatore che io avevo e che, come vi dicevo, ho dovuto regalare perché poi me ne sono stati dati degli altri. Apriamo qua, bello, bello sto discorso qua. Anche qui c'è la valigia, la borsetta, diciamo. Dentro cosa troviamo? Troviamo il magnete, la calamita che va avvitata a un lato, dopo fra un po' vi mostro, da un lato del corpo macchina del trapano avvitatore, e il gancio da appendere, per appendere lo strumento al cinturone o dove, o ai pantaloni in generale. Questo lo mettiamo qui e dopo qui metteremo anche tutte le nostre punte, inserti, tutto quello che ci pare. Bello. Allora, la macchina è questa. In ciascuna di queste valigie chiaramente avete anche lo spazio per una, per, oltre che per la macchina con la batteria innestata, ma anche per un'altra batteria e per il caricabatterie. Se non vi bastasse più un caricabatterie che questo set comprende, ve ne comprate un altro e magari potete anche metterne uno in ogni valigia. Vedete voi. Niente, questo è il mitico, piccolo, maneggevole, fatto bene. Qua. Sì. Bello, bello. Ma voi non vi immaginate quanto mi è dispiaciuto doverlo regalare. Io questo l'avevo scelto con tanto amore, con tanta passione, perché ho detto è Fein, finalmente, perché è la prima volta che avevo uno strumento Fein. Finalmente posso avere uno strumento della Fein, qua non avevo più riacceso, eccolo qua. Finalmente posso avere uno strumento della Fein, avevo scelto questo, il mio primo Fein che ho avuto. Dopo però ho dovuto fare una scelta, perché se le batterie non le usi dopo con i mesi iniziano a decadere, no? Ma che bellino. Allora, vediamo un po' di leggere qualche caratteristica nell'etichetta, che mi ricordo sta qua. Allora, questo è Made in China, mi ricordo, sì, che era Made in China. 1300 giri al minuto o alla velocità 2 o 400 giri al minuto alla velocità 1. Questa è una macchina del 2021, ma per il corpo macchina non ci interessa più tanto la data. La data è importante nelle batterie. Bello, bello, bello. Non vi faccio ulteriori prove perché sotto vi metto il link della prova fatta a suo tempo. Mandrino in metallo, porta fino a 10 e non vi dico altro, vi guardate il video. Bene, bene, lo mettiamo qua. Com'è che era messo qua? Così, com'era messo? Così, no, così. Noi ci penso dopo. Ci penso dopo perché voglio mostrarvi l'ultimo strumento. L'ultimo strumento che è questo. Qui abbiamo un avvitatore a impulsi. Quindi tiriamo via il cartone qua. Qui abbiamo un po' di caratteristiche. Quindi 100 Nm ha una discreta forza, per quello che può essere il falegname, il mobiliere va già molto più che bene, basterebbero anche molti, molti di meno, basterebbe anche una coppia molto inferiore a questa. Vediamo se c'è in italiano, non c'è la descrizione in italiano, ma comunque non ha importanza. Pesa poco più di un chilo, 100 Nm, vabbè, non dice altro.
Sì, però Fein, mettetele anche in italiano, allora tedesco, francese, no, sarà Norvegia, non so, en inglese, spagnolo, rumeno, e l'italiano, no? Dov'è? No, non c'è, in italiano non c'è, vabbè, pazienza. Tiriamo fuori lo strumento, vediamolo un po', questo io non l'ho mai visto. No. Allora, aspetta che qua, senza che facciamo i danni. Allora, eccolo qua, anche questo piccolo ma evidentemente ha la sua forza in qualcos'altro che non siano le dimensioni. Allora, vediamo di leggere l'etichetta. Made in China, anche questo. 2700 giri al minuto. Possibile? Sì. Va bene, ottimo. Lo attacchiamo qui. Porta inserti, provare a infilare una vite, anche solo una vite sul legno. E vediamo come va. Qui ho un bel pezzo di abete. Qui ho una vite che forse supera il legno, sì, ma di poco. E vediamo come funziona. Vediamolo in funzione. Infilerò una vite, top, due al limite. Quindi una vite da... Vabbè, queste sono viti da 80. Adesso non ho il metro sotto mano. Aia, è calda, eh? È calda. Comunque sono viti da 80, che però è uscita un po' perché il listello è da 70. E l'ha buttato dentro senza grossi problemi. Lo svitiamo e lo riavvitiamo. Se continuavo l'avrebbe buttata dentro ancora di più. Ottimo. Allora, io adesso metto qua questo, metto là, dov'è, qui, questo, metto qua questo. Così ve li mostro anche per l'ultima volta e vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Ringrazio i miei amici della Ferramenta Utensileria Affilatura Cervellin che si trovano a Tezze sul Brenta per i vostri acquisti di elettroutensili o per affilare le vostre lame. Non esitate a contattarli. E valutate, se c'è qualche professionista che ha guardato questo video, probabilmente ha drizzato le antenne. Ci vediamo al prossimo video? Me lo promettete? Io vi prometto che sarò ancora qui, tra pochi giorni. Grazie, ciao!